Benvenuti ad un nuovo episodio del Late Show con Karim Musa. Ah, Godzilla. Cosa si può dire di questa saga? Ma in realtà un sacco di roba. È uno squarcio della cultura giapponese. Ma sono anche degli stuntman con dei costumi da mostro. Hanno creato mostri e combattimenti che sono entrati nella storia del cinema. Ma hanno creato anche dei momenti parecchio imbarazzanti. Insomma, si possono dire una marea di cose sulla saga di Godzilla. Ma c'è una cosa in particolare che mi ha sempre stupito leggendola su internet. E cioè che c'è un sacco di gente, e l'ho vista con i miei occhi, che non ha la minima idea che esistano più di due film di Godzilla, al di fuori di quelli americani. O magari qualcuno ne è venuto a conoscenza, ma non ha approfondito più di tanto, e quindi pensa che ce ne siano altri due o tre giapponesi. Oh, son contento, guarda. Voi non avete idea. E siccome l'anno scorso, in Giappone, hanno fatto uscire, dopo anni di silenzio, un nuovo Godzilla ufficiale chiamato Shin Godzilla, che purtroppo non ho ancora visto, anche perché lasciando da parte le trasposizioni americane come Godzilla e Godzilla, i film della saga giapponese sono un po' più difficili da trovare. Certo, se te li scarichi da internet li trovi all'istante, ma se uno se li volesse comprare dal primo all'ultimo, inizierebbe a fare leggermente più fatica. Perché alcuni sono arrivati in Italia, altri no, alcuni sono arrivati in DVD, altri no, e quindi devi andarti a cercare le videocassette giapponesi, americane, o magari devi andare su eBay o su qualche sito di importazione, magari su Amazon c'è qualche cofanetto, o magari se uno non vuole prenderseli uno per uno, riuscire a trovare un rivenditore tedesco che ha uno strano cofanetto misterioso. Questo è uno dei pochi cofanetti belli che sono riuscito a trovare di Godzilla. Ma non ci sono tutti, ce ne sono più o meno la metà. Gli altri me li sono dovuti comprare in DVD singoli. Tralasciando la grandissima figata che è la confezione aperta, dentro ci sono 11 film non in ordine cronologico, quindi sono 11 film sparpagliati nei 28. E tutti? In lingua tedesca. Ma ringraziando Iddio ci sono anche c'è anche la lingua giapponese e i sottotitoli in inglese. E dentro c'è anche un bellissimo libretto pieno di fotografie e informazioni in tedesco. E come vedete sembra la locandina di un manifesto nazista. Quindi oggi io voglio riassumervi tutti e 28 i film delle tre ere giapponesi dei film di Godzilla in pochissime parole. E tra l'altro, siccome ci sono talmente tante trasposizioni in italiano, in inglese, solo i sottotitoli in inglese, col doppiaggio in inglese, col doppiaggio giapponese, ho deciso che prenderò i riferimenti americani. Fatevi un tè caldo, prendetevi uno snack e partiamo. Godzilla. Una creatura gigantesca appare al largo delle coste giapponesi e distrugge tutto ciò che si trova davanti. La gente del posto la chiama Gojira, ma con un'arma chiamata Oxygen Destroyer, che distrugge gli atomi di ossigeno degli organismi, cosa? Riescono ad uccidere Godzilla e a salvare il mondo. E siamo solo all'inizio. Godzilla Rise Again. Per la prima volta, Godzilla combatte con un altro mostro, Anguirus, o Angilas in base alla versione che stai guardando, rischiando di distruggere Osaka. Godzilla sconfigge Anguirus, ma viene sotterrato da una montagna di ghiaccio grazie all'intervento dei militari. King Kong vs. Godzilla. Come nelle migliori collab di YouTube, decidono di far scontrare due titani del cinema. King Kong e Godzilla lottano come due bambini a cui hanno dato una sola merendina. Il finale lo considero un pareggio. Nella versione americana il montaggio fa vincere King Kong, nella versione giapponese Godzilla è ancora vivo, quindi Mothra vs. Godzilla. Qui si inizia ad andare sul particolare. Viene ritrovato un uovo gigante sulle coste. Appartiene a Mothra, una creatura venerata dalla popolazione locale. Per riprendersi l'uovo arrivano due piccolissime donne gemelle. Queste sorelle Kessler nipponiche non fanno in tempo ad andare via che si risveglia Godzilla. Quindi, per salvare tutti, le gemelle evocano Mothra per menare Godzilla. Però purtroppo muore letteralmente di fatica. Ma l'uovo si schiude facendo uscire due larve giganti che intrappolano Godzilla e lo fanno cadere in mare. Piccolissima particolarità. Questo film in italiano è chiamato Wotang nel favoloso impero dei mostri. Ed ecco spiegato il perché io utilizzi la versione dei nomi in inglese. Ghidorah, the three-headed monster. Una principessa viene posseduta dallo spirito di un abitante di Marte che le predice l'arrivo di una creatura dallo spazio che distruggerà la Terra. Wow, lei è Ghidorah. Ma purtroppo Godzilla è impegnato a menarsi con Rodan, una creatura alata. Allora, per convincerlo, ritornano le sorelle Kessler con Mothra in forma larvale. I tre mostri uniscono le loro forze per battere Ghidorah, facendolo tornare nello spazio. Invasion of the Astro Monster. Viene scoperto
scoperto un nuovo pianeta chiamato Pianeta X. Cioè qui la fantasia sta volando a dei livelli altissimi. Gli alieni di questo pianeta però sono sotto attacco da parte di un mostro, Ghidorah di nuovo. Per salvare il pianeta, gli umani mandano sia Godzilla che Rodan a fare un caricone su Ghidorah. Ma colpo di scena, era tutto un barbatrucco degli alieni per attaccare la Terra con tutti e tre i mostri. Ma alla fine la Terra riprende il controllo di Godzilla e Rodan, riuscendo a sconfiggere Ghidorah. Godzilla vs Sea Monster. Un gruppo di ragazzi finisce su un'isola, in cui c'è una setta segreta che possiede un'aragosta gigante come animale domestico, Ebira. I ragazzi, per riuscire a scappare, risvegliano Godzilla, che distrugge tutto e tutti. Godzilla prima lotta contro Ebira, poi viene attaccato da un uccello gigante di nome Daikondura. Voglio dire, a chi non è mai capitata una roba del genere? Mentre l'isola sta per esplodere, Mothra salva tutti gli abitanti. Son of Godzilla. Mamma mia, ma che incubo che sei! Lui è un cucciolo di Godzilla chiamato Minilla, che viene trovato su un'isola piena di insetti enormi. Godzilla uccide tutti i mostri e inizia a fare da mamma al disastro della natura, cercando di insegnargli le basi della sopravvivenza. E il tutto finisce con loro congelati. Ok. Destroy All Monsters. Questa è la Royal Rumble dei film di Godzilla. Sulla Terra sono riusciti a catturare una marea di mostri diversi. Godzilla, Mothra, Rodan, Anguirus, Gorosaurus, Baragon, Manda, Kumonga, Varan e pure il piccolo schifo di Minilla. Ma degli alieni li dividono e li sparpagliano in tutti i paesi, facendogli fare casino. Alcuni astronauti riescono a distruggere le basi aliene e a calmare i mostri. E potrebbe mai finire così il film? Ovvio che no! E infatti arriva pure Ghidorah di nuovo a rompere le balle. Così tutti i mostri si uniscono per prenderlo a calci nel culo e sconfiggerlo. Ghidorah, per favore, lascia perdere. Godzilla's Revenge. Un bambino viene preso di mira dai bulli, il cui capo si chiama Gabara. Quando va a dormire, sogna di essere su un'isola a fare amicizia con Minilla. Sempre più brutto, tra l'altro, porca troia. Ma anche Minilla è perseguitato da un mostro bullo, di nome Gabara pure quello. Cazzo, a volte le coincidenze del mondo. Minilla sconfigge Gabara e dà la forza al bambino di sconfiggere il bullo. Siamo passati da un mostro che distrugge la città a mega risse contro mostri alieni a film con la trama di Karate Kid. Sono senza parole e non siamo neanche a metà. Godzilla vs. Ghidorah. Di questo non c'è moltissimo da dire. Un meteorite fa cadere sulla Terra un mostro alieno che si nutre di inquinamento, chiamato Ghidorah. Godzilla ci combatte e vince. Fine. Nulla di che. Ah, a parte la famosa scena in cui Godzilla vola all'indietro sparando il suo getto atomico dalla bocca come se fosse un missile terra-aria. Ma niente di che. Godzilla on Monster Island. Degli alieni, mamma mia che novità, arrivano sulla Terra facendo finta di essere umani costruendo un Luna Park. Ma il tutto è una copertura. In realtà vogliono distruggere l'umanità comandando i loro due mostri. Gigan, un nuovo mostro super figo, devo dire, con delle lame a uncino al posto delle mani e un occhio rosso laser tipo Cylon. E poi con il secondo mostro. E chi sarà mai? Ma è Ghidorah! Oh no, ci sei mancato, bentornato! Godzilla, accompagnato nuovamente da Anguirus, fa tornare nello spazio i due nemici. Godzilla vs Megalon. I terrestri continuano a fare test nucleari sottoterra, disturbando una civiltà che vive proprio sottoterra. Questi Aleutiani, così vengono chiamati, siccome gli hanno disturbato il sonno, rilasciano la loro creatura, Megalon, una specie di scarabeo. Gli umani però hanno un asso nella mano. Jet Jaguar, un fighissimo robot gigante pilotato dal dottor Goro. Megalon però viene aiutato da Gigan, quindi Jet Jaguar chiede l'aiuto di Godzilla per battere entrambi. E anche qui alla fine c'è poco da dire. Ah, a parte la famosa scena in cui Godzilla vola in orizzontale colpendo con un dropkick Megalon tenuto fermo da Jet Jaguar. Ma niente di che.
Godzilla vs. Mechagodzilla. Sembra il classico inizio di uno dei tanti inizi classici del film di Godzilla. Lui e Anguirus si menano come se non ci fosse un domani. Ma colpo di scena, il Godzilla che stiamo guardando non è quello vero, ma un robot travestito da lui, Mechagodzilla. What a twist! Quindi, con l'aiuto di una divinità che può essere risvegliata soltanto cantando, lo disintegrano in uno dei film più belli della saga, Terror of Mechagodzilla. Ovviamente, dopo aver visto il successo di Mechagodzilla nel film precedente, decidono di riutilizzarlo per cercare nuovamente di distruggere la Terra. Questa volta però insieme ad un nuovo mostro, il Titanosaurus, un dinosauro marino. Sembra quasi che Godzilla venga battuto e invece no. Che c'è, vi aspettavate un finale diverso? Piccola particolarità anche qui. Questo 15° film conclude la prima era dei film di Godzilla. E in Italia questo film è stato chiamato Distruggete Kong, la Terra in pericolo, tralasciando che sembra il titolo di una vecchia puntata di Dragon Ball. Chi è Kong? Cosa avete visto? Chi è Kong? Dov'è Kong nel film? The Return of Godzilla. 10 anni dopo, nel 1984, parte la seconda era Godzilla, con quello che è praticamente un seguito remake del primissimo film. Godzilla attacca il Giappone, i militari cercano invano di abbatterlo, viene deviato verso un vulcano e fatto cadere dentro. A posto così. Godzilla vs. Biollante. Questo film ha una storia con talmente tante sottotrame che sarebbe perfetto come ipotetica sesta stagione di Alias. Sappiate solo che decidono di usare le cellule di Godzilla mischiate con quelle di alcune piante per creare un virus per abbattere l'eventuale ritorno di Godzilla. Dite che ce la fanno? No. E anzi, con questo errore creano un nuovo mostro, Biollante. Godzilla lo batte e se ne va immergendosi nell'oceano. Godzilla vs. King Ghidorah. Sapete cosa manca in questi film già abbastanza strani per noi occidentali? I viaggi nel tempo. I giapponesi decidono di tornare indietro nel tempo per fermare Godzilla prima che attacchi Tokyo nel primissimo film. Ce la fanno. Il problema è che nel presente Ghidorah sta attaccando il Giappone. Ma se Godzilla adesso non esiste più, come si fa? Niente, che vuoi fare? Si scopre che Godzilla non è mai stato l'unico Godzilla. Infatti se ne sveglia uno nuovo che affronta Ghidorah e lo uccide. E se tutto questo ben di Dio per voi non fosse ancora abbastanza, dal futuro inviano nel presente un nuovo Ghidorah riparato dalla battaglia prima e trasformato, sorpresa sorpresa, in un cyborg, Mecha Ghidorah. Dopo uno scontro devastante, entrambi finiscono in acqua, senza sapere chi abbia vinto. Solo applausi. Godzilla vs. Mothra. Ma non l'avevamo già visto? Beh, questo è un seguito di quello scontro. Si scopre che quando gli umani trattano male la natura, il cosmo, per bilanciarsi, risveglia Batra, una specie di versione modificata di Mothra, che si incazza come una bestia e inizia a distruggere tutto. Quindi viene mandata Mothra per calmare la sorella. E Godzilla giustamente dice: e che io niente, che c'entro io in sto film? Mi lasciate a mani vuote? Quindi arriva pure lui a lottare, che uccide Batra e Mothra riesce a scappare. Godzilla vs. Mechagodzilla 2. Oh Dio, mi chiedo cosa succederà in questo film. Viene ritrovato un uovo con dentro un piccolo Godzilla. No, ringraziando il Signore, non è lui. Il padre ovviamente si incazza e lo rivuole indietro. Quindi i militari liberano il nuovo Mechagodzilla e incredibilmente riescono a batterlo. Ma arriva Rodan che lo riporta in vita per permettergli di sconfiggere il Mechagodzilla e di ritornare in mare con il figlio. Godzilla vs. Space Godzilla. I militari costruiscono Moguera, un enorme robot per tenere a bada Godzilla. A quanto pare, nello spazio sono finite delle cellule di Godzilla che hanno dato vita a Space Godzilla, un mostro cristallizzato che rapisce Godzilla Junior dalla sua isola. Quindi Godzilla padre e Moguera si uniscono per disintegrarlo, uccidendolo. Ma purtroppo viene distrutto anche Moguera. Godzilla vs. Destroya. Avete presente la bomba Oxygen Destroyer che uccise il primo Godzilla nel primissimo film? A quanto pare, per errore, con quell'esplosione hanno creato dei mostri nelle fogne di Tokyo. Ups.
Purtroppo però Godzilla sta per morire ed essendo stato creato dalle radiazioni sta per esplodere. Quindi in aiuto di Tokyo arriva anche il figlio, che ora è più figo che mai. Ma purtroppo vengono abbattuti entrambi. Sono i militari ad uccidere Destroya e a guardare Godzilla morire per davvero. E qui si conclude la seconda era. Ma nel 1999 inizia la terza, con film la cui trama è molto ma molto più semplice. Ed il primo è Godzilla 2000. Ecco perché adoro fare questi cazzo di video. Siamo riusciti a trovare una cosa che Godzilla ha in comune con Fantozzi. Comunque, anche questo è una specie di remake seguito. C'è Godzilla che distrugge il Giappone, ma una specie di alieno si fonde con le cellule del Re dei Mostri, dando vita ad Orga, un'enorme spaventosa creatura, che però muore quasi subito, fine. Godzilla vs Mega Gyrus, con un'arma che produce buchi neri, roba che tutti hanno in casa, creano un portale in cui una creatura preistorica raggiunge il nostro mondo e ci lascia delle uova, da cui escono delle piccole creature alate. Insieme al sangue di Godzilla, mannaggia la miseria, si uniranno insieme per creare Mega Gyrus, che come al solito viene bruciato dal soffio atomico di Godzilla. Il prossimo film io lo voterei come miglior titolo di un film della storia del cinema. Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monster All Out Attack. Godzilla nuovamente attacca il Giappone, scontrandosi prima con Baragon, poi con Mothra ed infine con Ghidorah. La fine è molto particolare. Entrano con un sottomarino nel corpo di Godzilla, come tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, e gli sparano un missile, disintegrandolo. Godzilla vs Mechagodzilla. Sì, di nuovo. E la trama è semplicissima. Viene creato un Mechagodzilla con dentro le ossa del primo Godzilla. Ma Godzilla è costretto a ritirarsi. E infatti il prossimo film è Tokyo SOS. Cosa? Ovviamente questo è il seguito diretto di Godzilla vs Mechagodzilla. Godzilla si riprende e parte per distruggere di nuovo Tokyo. Il governo cerca in fretta e furia di ricostruire Mechagodzilla e, insieme a Mothra, provano a fermarlo senza riuscirci. Godzilla e Mechagodzilla però finiscono in mare. Ma non è ancora finita. Godzilla Final Wars. Quest'ultimo film è follia. Ci sono tutti i mostri mai apparsi nei film precedenti. Rodan, Anguirus, Mothra, Ghidorah, Edorah. C'è pure quello schifo di merda di Minilla. Poi ci sono combattimenti di arti marziali, battaglie spaziali, alieni che invadono la Terra. Mio Dio, il mio cuore non regge tutta sta roba. E qui si conclude non solo la terza era dei film di Godzilla, che poi appunto abbiamo visto che si riprenderà con l'ultimo Shin Godzilla, ma abbiamo terminato anche questo video. Quindi, grazie mille per aver seguito questo video. Io mi vado a fare dei risciacqui con l'aceto perché non ho più una gola.